a tutti, buonasera e ben ritrovati. Siamo ormai al penultimo appuntamento insieme, possiamo dire che stanno per terminare questi 40 giorni all'alba, come abbiamo chiamato questa rubrica. Ma per arrivare all'alba, lo sappiamo, è necessario passare dalla notte. La settimana scorsa siamo entrati nella stanza in cui Gesù ha vissuto il momento della cena con i dodici e siamo poi giunti al Monte degli Ulivi, dove lo stesso Gesù ha predetto il rinnegamento di Pietro. Questo possiamo dire a livello di cronologia evangelica. Prima di cominciare, però, proviamo a fare il punto del cammino che insieme stiamo percorrendo e che abbiamo percorso finora. Siamo partiti dal primissimo versetto del Vangelo di Marco, inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio, e entrando in questa buona notizia abbiamo provato a comprendere l'identità del Cristo. Al Giordano anche noi abbiamo meditato sulla voce Tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto la mia gioia e il mio compiacimento. Poi ci siamo ritrovati accanto a Pietro che diceva Tu sei il Cristo, per poi ascoltare su un monte Questi è il figlio mio, ascoltatelo, nell'evento della trasfigurazione. Dal monte ci siamo avviati verso Gerusalemme, passando per Gerico, vicino a quel cieco Bartimeo che lo acclama figlio di Davide, anticipando la folla che lo riconosce come tale a Gerusalemme. E scoprendolo poi in sella ad un puledro, l'abbiamo accompagnato al tempio, tra le grida festose che lo riconoscevano Messia, salvo poi tornare, soli con lui e i discepoli, a Betania. A ridosso della preparazione della Pasqua, abbiamo poi contemplato l'allestimento della stanza al piano superiore, in cui Gesù ha mostrato qualcosa in più della sua identità. Gesù è colui che si dona e ci visita con la sua presenza. Ecco allora cosa abbiamo conosciuto di lui finora. Abbiamo riconosciuto che è figlio di Dio, amato, che in lui il Padre ha posto la gioia, che è il Cristo, che è il figlio da ascoltare, figlio di Davide, Messia, che si dona e ci visita con la sua presenza. Siamo esattamente qui. Però ancora ci mancano dei tasselli, manca ancora qualcosa. E per scoprirlo, come sempre, ci affidiamo al Padre e ci mettiamo alla sua presenza, che anche oggi è una presenza che ci invita ad ascoltare le parole del suo Figlio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Abba, Padre, tutto è possibile a te. Allontana da me questo calice, però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. Con le stesse parole del tuo figlio vogliamo oggi metterci alla tua presenza. Fa che possiamo ascoltare la bellezza e la possibilità della tua parola, una possibilità che diventa occasione di salvezza perché è la possibilità di compiere la tua volontà. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, Messia, tuo figlio e nostro Signore, che vive e regna con te e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ecco, da quanto abbiamo visto martedì scorso, ci troviamo ora catapultati proprio nel luogo che da sempre è considerato il luogo del buio, il luogo della fatica, il luogo della prova. Un buio che però, vedremo, sarà necessario e proietterà luce nuova sul nostro percorso alla scoperta dell'identità del Cristo Messia. E allora entriamo nel testo, oggi mediteremo i versi seguenti a quelli di martedì scorso e quindi i versetti che vanno dal 32 al 42 del capitolo 14 dell'Evangelista Marco. Giunsero a un podere chiamato Getsemani ed egli disse ai suoi discepoli: Sedetevi qui mentre io prego. Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Disse loro: La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate. Poi, andato un po' innanzi, cadde a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse via da lui quell'ora. E diceva: Abba, Padre, tutto è possibile a te. Allontana da me questo calice, però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. Poi venne, li trovò addormentati e disse a Pietro: Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare una sola ora? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole.
Si allontanò di nuovo e pregò dicendo le stesse parole. Poi venne di nuovo e li trovò addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti e non sapevano che cosa rispondergli. Venne per la terza volta e disse loro: «Dormite pure e riposatevi. Basta, è venuta l'ora. Ecco, il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino». I versetti di martedì scorso ci portano dritti qui. Questa sera leggeremo tutto d'un fiato questo momento cruciale del Vangelo, senza soffermarci troppo, come abbiamo fatto in altre occasioni, sull'influenza del Primo Testamento o sui dettagli di alcuni termini. Sappiamo da martedì che dopo la cena Gesù si trova sul Monte degli Ulivi e predice il rinnegamento di Pietro e l'abbandono dei discepoli, con Pietro che insiste: «Anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò», e gli altri lo seguono. Ma ci siamo detti la settimana scorsa che non è sufficiente dire la propria buona volontà. Occorre seguire realmente il Signore. Ecco, allora proviamo a capire se i discepoli lo seguono davvero e come. Abbiamo visto come Gesù sapesse bene che accettare la volontà del Padre sarebbe stato insostenibile da parte dei suoi amici. Ed ora Marco ci racconta i fatti nella loro realtà più cruda. Nella preghiera di Gesù al Getsemani c'è un fatto fondamentale, lo sottolinea solo l'Evangelista Marco, che è la paura di Gesù. La tentazione grossa di Gesù è quella di fuggire. Ecco, ma alla preghiera fiduciosa ma drammatica di Gesù, Marco contrappone qualcos'altro, contrappone il sonno dei discepoli, nonostante Gesù li avesse invitati a vegliare. Gesù è completamente solo e si affida solo al padre, al papà, al babbo, Abba lo chiama in maniera confidenziale, sottolineando proprio il suo essere figlio. E martedì scorso abbiamo detto anche che ci sono un tempo e uno spazio ben precisi, aggiungerei carichi di significato. È infatti la Pasqua, il tempo in cui Israele celebra la liberazione dalla schiavitù e la sua nascita come popolo di Dio, e tutto accade a Gerusalemme. Ma il racconto che abbiamo ascoltato dice qualcosa in più, perché comincia con il nome del podere, quello che Marco ci vuole dire. Si trovano in un campo, in un podere chiamato Getsemani. Chiariamo subito una cosa: Marco non vuole assolutamente in questo testo cedere alla tendenza emotiva e devozionistica, ma vuole trasmettere un messaggio positivo alla comunità a cui scrive e quindi ai lettori. E la narrazione si muove attorno a due poli, Gesù e i discepoli, che sono segno, potremmo dire, della comunità cristiana con cui Marco desidera dialogare. E allora, tornando al testo, si passa dalla stanza della cena al Getsemani, termine che significa torchio dell'olio, frantoio dell'olio. E Gesù va lì. Ci siamo detti le settimane scorse che Gesù va dritto verso la passione con la consapevolezza di chi sta per affrontare quanto aveva detto ai discepoli. E martedì abbiamo ascoltato che Gesù cita Zaccaria: «Percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse». Ecco, arrivato al Getsemani, Gesù fa sedere i discepoli, li lascia lì e si allontana un po', come abbiamo ascoltato, per andare a pregare. Non è la prima volta. Gesù si allontana dai suoi per pregare già al primo capitolo, quando, dopo aver guarito malati e indemoniati che gli venivano portati, si ritira in un luogo deserto, e ancora al sesto capitolo, quando, dopo la moltiplicazione di pani e pesci, costringe i discepoli sulla barca e si reca a pregare sul monte. Ecco, qui la descrizione della preghiera di Gesù è molto più ampia, molto più ricca. Quasi la descrizione così dettagliata potrebbe stupire, come è stato del resto per la ricerca e la preparazione del puledro o per la preparazione della stanza. Ma Marco ne dice i dettagli perché sottolinea il ruolo fondamentale che questo momento ha nel contesto della passione. Il dialogo che c'è tra Gesù e il Padre in questi versetti rappresenta, possiamo dire, uno dei momenti culminanti del Vangelo. Ecco allora, vediamo cosa accade. Questa volta Gesù non va a pregare da solo.
Chi è che è ammesso a questa preghiera? Gesù prende con sé tre discepoli, Pietro, Giacomo e Giovanni. Ma se ricordate, nel secondo nostro appuntamento, se non sbaglio, o comunque qualche settimana fa, abbiamo già visto una scena come questa. Abbiamo già visto Gesù, Pietro, Giacomo e Giovanni salire su un monte. Ecco, questa volta proprio loro si spostano un po' dagli altri. E ogni volta che Gesù prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, sta per arrivare un evento cruciale che mostra l'intervento determinante di Dio per la storia dell'uomo. Anche questa volta vedremo è così. Questi tre discepoli, testimoni dell'avvenimento della trasfigurazione, che desideravano, se ricordate, rimanere lì e costruire le tre tende, ora sono chiamati a diventare testimoni di qualcos'altro. In un certo senso sembra quasi che Gesù voglia dire ai tre: siete stati testimoni della gloria, ma già lì vi ho detto che era necessario scendere dal monte, da quell'evento, perché per entrarci appieno è necessario comprendere chi sono, è necessario comprendere il senso di tutto, anche della trasfigurazione. E come si comprende chi è Gesù? Lo si comprende se si prende coscienza del Getsemani. I tre, dopo aver avuto il dono della visione del Messia glorioso, ora devono stare accanto al Messia angosciato, spaventato. Piccola nota, Gesù conosce bene i tre discepoli, ne conosce bene l'instabilità, può intuire già la loro incapacità a restare vigilanti. D'altronde aveva appena preannunciato il rinnegamento di Pietro e la fuga degli altri. Ma nonostante questo li prende con sé. Li accetta come testimoni di ciò che sta per accadere, pur sapendo, ripetiamolo, che l'inconsistenza di questi suoi amici potrebbe rivelarsi molto presto. Ma Gesù chiede loro di aiutarlo, vegliando con lui. E Marco dice in maniera cruda e realistica, senza attenuare o sfumare quello che accade. Gesù è spaventato e angosciato. E non si tratta di una sensazione passeggera. I verbi all'infinito presente dicono proprio di uno stato che si protrae, in cui Gesù prova orrore e atterrimento. E si tratta di due verbi che dicono molto di più di angoscia e paura. Il primo è formato da tambos, che significa stupore, spavento, ed esprime l'atteggiamento tipico di sconvolgimento e tremore dell'uomo di fronte a qualcosa di imprevedibile. E l'altro, ademonein, essere angustiato, indica la fiacchezza dell'uomo che sente venir meno le proprie forze fino a non aver più vigore di fronte a qualcosa che lo sovrasta. Ecco, Gesù come uomo, nella descrizione di Marco, prova tutto questo. La frase "cominciò a sentire paura e angoscia" potremmo quasi tradurla così. La sua umanità avvertì l'abisso del sacrificio richiestogli dal Padre e reagì provando rigetto e fiacchezza. Immaginiamo cosa poteva passare nella sua mente in quei momenti angosciosi e drammatici. Tante domande, no? Perché la morte violenta? Può essere questo il progetto di Dio? È possibile che non ci sia un'alternativa? Ma Marco non vuole dire il dramma interiore e psicologico di Gesù. Vuole piuttosto portare allo scoperto lo scandalo del Messia e figlio rifiutato e ucciso. L'annuncio del tradimento aveva riempito di tristezza i suoi discepoli, ma ora sembra quasi che tutta quella tristezza arrivi fino al cuore di Gesù, che sa di non poterla condividere con nessuno. Fino all'arrivo al Getsemani, ce lo siamo detti, sembrava consapevole, convinto di entrare senza tentennamenti e con fiducia nella sua passione. Ma ora ne sente orrore. Non solo paura, ripetiamolo. Sente la sensazione di impossibilità a fronteggiare questa situazione. È il punto in cui, in maniera più evidente probabilmente, leggiamo la profonda e reale umanità di Gesù che si trova di fronte al fallimento, all'enigma della croce. Tutto sembra diventare incomprensibile e fastidioso. E non ha più sue parole da dire. Per parlare con i tre riprende le espressioni del salmista che si sente perseguitato e braccato dai nemici e dalla morte.
Se ricordate al Salmo 42 e 43 leggiamo: perché ti rattristi, anima mia? Perché ti agiti in me? Ecco, Gesù dice: la mia anima è triste fino alla morte. Quindi ricorre al linguaggio dei salmi, che avevano costituito una riserva di preghiera in cui si identificava chi era caduto nel pericolo e nella miseria e urla la sua sete di Dio. Gesù è il giusto che soffre, ma vedremo che si abbandona. Non si tratta di parole di rivolta, ma parole che constatano una situazione che viene svelata ai discepoli. E così invita i tre a vegliare. Altro tema fondamentale di questo testo: li invita a vegliare perché quella è l'ora della tentazione. Questo vigilare e vegliare diventerà un leitmotiv del testo ed evidenzia proprio l'intenzione di rendere i discepoli partecipi della sofferenza di Gesù. Se gli altri imperativi presenti finora erano l'auristo, che indicano azioni puntuali, il vigilare è espresso con un imperativo presente, che sottolinea la continuità dell'azione. Lo stesso verbo Gesù lo dice ai suoi quando profetizza gli ultimi tempi e l'arrivo del giorno finale. Quindi ci accorgiamo di come questo vigilare sia davvero qualcosa di fondamentale. Ce lo diremo, lo vedremo anche in seguito. E la preghiera di Gesù vera e propria è descritta subito dopo. Egli si allontana un po'. Niente deserto, niente monte da solo questa volta, ma solo un piccolo allontanamento. Sembra quasi che non voglia stare completamente solo. Si allontana un po' e la preghiera è accompagnata da un gesto evidente. Cadeva e pregava. Due verbi all'imperfetto indicativo. A volte in questo stare a terra si riconosce quasi un atteggiamento di prostrazione orante. Qui piuttosto però sembra si tratti proprio di un cadere ripetutamente a terra. La stessa espressione epitesges, a terra o per terra, è quella utilizzata da Marco a proposito del sordomuto posseduto dal demonio dopo la trasfigurazione. Possiamo dire che in qualche modo è un Gesù che si contorce nella sofferenza atroce, ed è in questa sofferenza che nasce e si sviluppa la preghiera. Immaginate, i tre che lo avevano visto glorioso, luminoso, in piedi tra Mosè ed Elia, ora lo vedono qui, solo, che cade più volte a terra e angosciato. Ecco, Gesù cade e prega. E la preghiera è riportata due volte, prima come discorso indiretto e poi diretto. È una preghiera semplice, abbiamo un'invocazione, Abba, Padre, una professione di fede, tutto è possibile a te. Una supplica, porta via da me questo calice, e alla fine un'accettazione, ma non ciò che voglio io. Ecco, dopo aver sentito per due volte una voce che diceva: questi è il mio figlio, ora Gesù stesso dice il suo essere semplicemente figlio, e lo fa rivolgendosi a Dio con un appellativo: Abba, papà, babbo. Ed è questa familiarità e questa vicinanza che inquadrano la preghiera del Getsemani. Tutto è possibile a te. Allontana da me questo calice, ma non ciò che voglio io. Il figlio chiede: se possibile, quel calice venga allontanato. Il profeta Isaia, al capitolo 53, dice: eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Gesù chiede al Padre, se possibile, di cambiare il programma doloroso previsto per lui. Sa che tutto è possibile a Dio, anche dispensarlo dall'ora atroce. Ma pur implorando Dio, nella preghiera si affida a colui che ha pensato questo piano di salvezza, lasciandolo nella sua sapienza giudice della possibilità di esaudire la richiesta. Allora, che prima chiedeva di allontanare e che indica tutto ciò che sta avvenendo e avverrà durante la passione, si sostituisce un calice da allontanare, e Gesù aveva appena identificato il calice con il suo sangue versato. Ecco, Gesù chiede di essere dispensato, ma nello stesso tempo fa sua la decisione che il Padre prenderà.
C'è un'adesione vera, un'adesione piena, incondizionata alla volontà di Dio. C'è un'obbedienza anche a ciò che non si capisce, che non si comprende, che rischia di sfuggire alla mente dell'uomo. Ma l'essenziale è la volontà del suo Abba, è la volontà di Dio. È la volontà a cui si rimette in quest'ora del compimento finale. Attinge alla propria infinita intimità con il Padre, soltanto i bambini e solo nelle mura domestiche potevano rivolgersi così al Padre, attinge a questa intimità perché si realizzi ciò che il Padre vuole. E nella preghiera realizza anche le istruzioni che tante volte dà ai suoi discepoli nel corso del Vangelo parlando della fiducia in Dio. E se ci pensiamo bene, sembra quasi che Marco voglia sottolineare come si prega. In Marco non c'è la preghiera del Padre Nostro, la preghiera con cui insegna a pregare, ma in questa preghiera riecheggiano alcune espressioni di quella preghiera che Gesù insegna ai suoi, tra cui è posta in evidenza proprio la fiducia incondizionata alla volontà del Padre anche nell'ora della prova. Quindi, proprio nel momento cruciale e drammatico, Gesù non sperimenta Dio assente o addirittura nemico, ma al contrario riconferma la sua fiducia nel Padre, riconoscendone l'onnipotenza. Tutto è possibile a te. E fa riferimento alla volontà di Dio non dubitando della sua bontà, esposando qualcosa che va al di là del desiderio di Dio, ma vuole entrare proprio nel desiderio di Dio, vuole come suo desiderio il progetto divino. Gesù dunque è un uomo sì angosciato, sì triste, ma disponibile al compimento del piano salvifico del Padre. E quindi la sua tristezza, la sua angoscia non corrisponde ad una rassegnazione o sottomissione passiva, ma ad una scelta precisa e responsabile. Gesù non pretende nulla né colpevolizza Dio. L'abbandono totale alla volontà del Padre è infatti premessa e conclusione della sua preghiera. Gesù nella preghiera accoglie la volontà del Padre diventando un modello per i suoi. Abbiamo visto dunque che Marco presenta questa preghiera solitaria di Gesù nella quale viene fuori anche la sua crisi. Però nello stesso tempo accenna anche al sonno pesante dei tre discepoli. Da una parte abbiamo la grandezza della figura di Gesù e dall'altra abbiamo alcuni tratti caratteristici dei discepoli, i discepoli che sono incapaci di sostenerlo con una presenza vigile come era stato loro richiesto. Gesù si trova solo, così come era solo Abramo, Mosè, Elia, solo davanti a Dio. Infatti trova i tre addormentati. Lui sta nella sua angoscia e loro dormono, estranei quasi, incoscienti possiamo dire, rispetto al preludio di morte. Sembra netto il contrasto, no? E Gesù allora si rivolge a Pietro, così lo chiama il narratore, per chiedere conto dell'incapacità a vegliare almeno per un'ora. Ho sottolineato che è il narratore che lo chiama Pietro perché in realtà Gesù lo chiama Simone. Dal momento dell'imposizione del nome nuovo da parte di Gesù, Marco lo ha sempre chiamato Pietro. Qui invece sembra quasi esserci una retrocessione con Gesù che lo chiama Simone. Sembra quasi che Pietro non sia più la roccia, ma Simone, quasi a mostrare appunto questo passo indietro. Lui, testimone della risurrezione della figlia di Gairo, testimone della trasfigurazione, della profezia sugli ultimi giorni, ora si accorge che non sa neanche vegliare. Pochi versetti prima voleva morire con lui e invece non è capace neppure di stargli vicino mentre Gesù è angosciato e confuso. E tra poco si scoprirà anche capace di rinnegarlo. Gesù ha per lui una domanda che è un rimprovero, che riprende ancora lo stesso verbo, vegliare. Qui esorta Pietro e gli altri due a pregare e vegliare. Utilizza quasi le stesse parole del capitolo 13 a cui abbiamo fatto riferimento poco fa dicendo dell'ultimo discorso, del discorso sugli ultimi giorni. E perché li invita a vegliare e a pregare? Per non entrare in tentazione. E anche della presenza costante della tentazione nel Vangelo di Marco abbiamo parlato sin dal primo incontro.
E ci ritroviamo anche su quanto detto parlando della vicinanza di questa preghiera a quella del Padre nostro. Gesù aveva già ricordato a Pietro, se ricordate ce lo siamo detti, che lo riconosce Cristo, ma che ragiona secondo una mentalità terrena. E qui l'esortazione è riferita ad una situazione puntuale. Gesù chiede di vegliare e pregare con lui e loro cedono alla tentazione del sonno e della stanchezza. E aggiunge: lo spirito è pronto e la carne è debole. Sgomberiamo subito il campo da qualsiasi ricostruzione. Non si tratta di alcun dualismo radicale qui, non c'è nessuna opposizione, ma una constatazione amara sulla difficoltà dei discepoli di stargli vicino. La loro carne è debole e si fanno vincere dal sonno. Si riferisce a loro tre e forse in fondo dice anche la sua umanità. Tutto è legato esclusivamente alla situazione che stanno vivendo. E l'incapacità a vegliare mostra che il discepolo non è interiormente preparato alla passione del suo maestro. Non è questa l'unica volta che Gesù torna dai discepoli, ma c'è sempre la stessa realtà, il sonno. Lo fa per tre volte, tante quante aveva cercato di aprire loro gli occhi lungo la strada verso Gerusalemme, annunciando la passione. Per cui abbiamo Gesù che per tre volte prega e supplica il Padre, e per tre volte torna dai compagni. Nessuna voce rivela la risposta di Dio e i discepoli sono appesantiti dal sonno, probabilmente immersi anche in una cecità spirituale. E così come avvenne alla trasfigurazione con Pietro, ancora una volta i tre non sanno che cosa rispondergli. I discepoli non riescono ad entrare nel progetto di Gesù, eppure li ha invitati in maniera pressante e ripetuta. La sofferenza e la morte di Gesù, non accolte sin dagli annunci fatti, mettono alla prova la fedeltà dei discepoli. E alla fine si nota il contrasto tra Gesù, il figlio dell'uomo che riconosce l'ora del progetto di Dio, e la reazione dei discepoli che nella loro sonnolenza tenteranno di salvare la loro carne e fuggiranno. La terza volta, infatti, Gesù torna dai discepoli e dice: dormite pure e riposatevi, basta. Potrebbe essere un comando, perché ormai il tempo del vegliare è finito, o anche un rimprovero per averli trovati ancora una volta addormentati. Poco importa. Certamente Gesù constata i limiti dei suoi amici, ma non li respinge, non ironizza, anzi li accetta e li esorta ancora. Ciò che conta sono le parole che chiudono il versetto in cui egli annuncia la consegna. È l'ora decisiva della consegna, della morte. Leggiamo: il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. E indica questo la volontà di evocare la scrittura. L'orante, se pensiamo per esempio al Salmo 71, supplica il suo Dio nell'angoscia, ma confida in lui e nella sua salvezza. Il Salmo 71 dice: mio Dio, liberami dalle mani del malvagio, dal pugno dell'uomo violento e perverso. Ecco, Gesù, confidando nel Padre, annuncia che l'ora è giunta. Ciò che fino a questo momento è stato solo annunciato, ora diventa realtà. E i discepoli, che dovrebbero già averlo capito, ancora non sono preparati. Mentre loro si addormentano, Gesù affronta gli avvenimenti con decisione. E l'esortazione ad alzarsi e ad andare non è più un appello alla sequela, anche se sarebbe necessaria. Uno dei dodici consegna il maestro nelle mani dei peccatori. La predizione di Gesù mette in azione gli avvenimenti. E mentre prima della preghiera Gesù è atterrito e angosciato, ora è in grado di affrontare con consapevolezza tutto ciò che sarà. L'umanità di Gesù, accogliendo la volontà del Padre con la stessa forza di Dio, è stata resa pronta, possiamo dire, al sacrificio. E allora nell'esortazione alzatevi, andiamo, c'è ancora una volta il desiderio di precederli, mostrando il cammino, che questa volta arriverà dritto fino alla croce. La profezia annunciata per tre volte e mai compresa e accolta, ora si compie. Ecco chi è il figlio dell'uomo, è colui che è consegnato per continuare il cammino verso la croce. Siamo ormai giunti alla conclusione e come sempre proviamo a sintetizzare
ciò che ci siamo detti e ad inquadrarlo nel cammino che stiamo percorrendo. Possiamo immaginare questo testo come fossero tre cerchi di relazioni: Gesù e i discepoli che lascia a distanza, Gesù e i tre che porta con sé, Gesù e il Padre. E in questi tre cerchi scopriamo un Gesù debole, fragile, spaventato, che ha bisogno reale di intimità e di condivisione. Desidera la solitudine e la preghiera, ma desidera non sentirsi solo. Lascia i discepoli, ma tre li porta con sé. E prima ancora che pregare, il primo invito è «state qui», che è una presa di distanza dai primi, ma anche una vicinanza con gli altri tre, dai quali si allontana giusto un po'. Ha bisogno però anche di un'altra intimità, dell'intimità con il Padre, con l'Abba, al quale si rivolge. E questa intimità continua a nutrire il bisogno degli amici. Infatti Gesù non si limita a cercarli, li sveglia, parla a Pietro, li esorta. Avrebbero dovuto vedere la passione del suo Signore. Sul Monte della Trasfigurazione sono stati testimoni dell'umanità trasfigurata di Gesù, ma ora faticano ad essere testimoni della divinità intrisa di umanità del loro Maestro. Ma il Padre è sempre lì e mai si mette in opposizione, anzi, Gesù non si mette in opposizione al Padre. Se però fino a quel momento Gesù, anche nelle circostanze più critiche con le quali si era dovuto confrontare, vive in maniera intensa la comunione con il Padre, ora, nel momento decisivo, traspare una lotta. Accogliere il calice che gli viene offerto o desiderare che passi e gli sia risparmiato? E il Getsemani è custode e testimone che la via del dono e dell'abbandono passa proprio attraverso la prova per essere poi consegnato nelle mani dei peccatori. Per farlo però ha bisogno di intimità con i discepoli e con il Padre. Eppure sembra quasi trovarsi da solo. Sta vivendo il passo decisivo della sua vita, ma i suoi amici sono estranei. Non sanno cosa dire, sono oppressi dal sonno. E ne consegue ancora una volta ciò che già aveva avuto modo di sperimentare di fronte agli annunci della passione: silenzio e paura. Gesù è solo e lo resterà ancora di più, completamente isolato e incompreso addirittura dall'intera comunità che fuggirà quando verrà consegnato. Anche Dio sembra quasi farsi lontano da Gesù, abbandonandolo nelle mani dei giudei e dei pagani, fino al punto che Gesù stesso in croce gli chiederà il perché di questo abbandono. La sua preghiera però dice tutto e aggiunge un altro tassello per quello che riguarda la sua identità che stiamo cercando di scoprire in questi nostri appuntamenti. Dicendo Abba, non è più il Padre che lo riconosce figlio amato al Giordano prima e sul Monte della Trasfigurazione poi. Non è più la folla ad indicarlo Messia, ma è lui stesso, dopo le promesse della cena, che dice il suo essere figlio e la sua relazione unica con il Padre. E la fatica del Getsemani mostra l'intimità di Gesù e nello stesso tempo la bellezza del suo essere figlio e la capacità di fidarsi del Padre, nonostante tutto, nonostante la fatica, nonostante la solitudine. Ed è vero che i discepoli per tre volte si sono addormentati, ma quella scena resta nella loro memoria perché è la rivelazione del Figlio pronto a morire per la nostra salvezza, pronto a compiere la volontà del Padre fino alla fine. Scopriamo allora il Figlio che si abbandona con fede al Padre, chiamandolo in maniera confidenziale per nome nell'ora decisiva della storia umana. Ci insegna Gesù che la fede, in fondo, è il passaggio dalla mia volontà alla volontà del Padre, nella resa al suo amore in cui si può credere oltre tutte le nostre paure. Il Getsemani è il luogo in cui, nelle tenebre della notte, si apre la possibilità della salvezza, il luogo in cui il Signore della vita si immerge nelle nostre notti donando un senso nuovo. E allora questo Vangelo ci fa sentire in buona compagnia quando non comprendiamo o ci sembra strano un Dio che ci salva così. Ma ci esorta anche a rimanere lì, davanti alla fatica e nella passione del Signore, con occhi aperti, per comprendere l'amore di Dio per il Figlio mandato per salvare ciascuno di noi. E ci fa guardare a Lui,
modello di intimità e dialogo con il Padre, con la consapevolezza del rischioso pericolo della tentazione e della debolezza. Chiediamogli allora di saper vigilare e pregare per fare come Gesù la volontà del Padre, che giorno dopo giorno continua con la sua misericordia a salvare la nostra vita e la nostra storia, benedicendola e ricreandola sempre. E allora quel Gesù solo, debole e fragile, lo scopriamo sempre più forte nella nostra vita. Lo scopriamo figlio che ci rende figli e ci conduce al suo Abba. E adesso lasciamoci portare da Don Carlo proprio lì, al Getsemani, per gustare virtualmente la bellezza di quel luogo. Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Giunsero a un podere chiamato Getsemani, ed egli disse ai suoi discepoli: «Sedetevi qui, mentre io prego». La tradizione conosce due luoghi alle falde del Monte degli Ulivi, subito dopo il torrente Cedron, come descrive precisamente l'Evangelista Giovanni, cari alla devozione cristiana. Il primo è la grotta del Getsemani, il secondo è l'orto degli ulivi che sta immediatamente sopra. La parola Getsemani viene dall'ebraico Gat Shmanim, torchio per le olive. Durante gli ultimi restauri a questa grotta sono stati ritrovati i segni di un antico frantoio scavato nella roccia. Probabilmente si tratta della pertinenza di un oliveto che si snoda sopra e accanto alla grotta, come si può vedere dalla cartina. Oggi il possedimento è diviso in due da una strada che scende dalla sommità del Monte degli Ulivi, che probabilmente in antichità era solo un tratturo. Cominciamo la nostra visita dalla grotta, che deve essere ritenuta la parte più antica di tutti gli altri luoghi del Getsemani. Forse è una delle tante grotte del Monte degli Ulivi dove Gesù passava le notti quando stava a Gerusalemme. San Giovanni Evangelista ci dice che questo luogo era conosciuto anche da Giuda, perché Gesù era solito ritirarsi lì con i suoi amici. Per questo motivo questa grotta è detta anche del tradimento. La grotta del Getsemani appartiene ai francescani già dal 1392. È una cavità naturale di forma irregolare, di circa 150 metri quadri, per un'altezza massima di 3,5 metri. In seguito ad un allagamento provocato da una tempesta nel 1955, fu necessario un restauro radicale che ha dato l'occasione di studiare la grotta con più cura. Sulle pareti sono state trovate tracce di pitture medioevali e sotto il pavimento dei tasselli musivi. Sono stati ritrovati anche vari sepolcri, e questo ci fa comprendere come già in antichità questo luogo era considerato santo. Ad un tiro di sasso dalla grotta si trova il giardino fiorito, citato più volte nelle antiche narrazioni dei pellegrini. Fin dal 1666 i francescani sono riusciti ad acquisire un vasto appezzamento di terreno nel Getsemani, dove sono conservati tanti olivi, ma 8 di loro sono particolarmente degni di attenzione perché centenari e monumentali. Circa 10 anni fa sono stati esaminati da un team di biologi e agronomi di Firenze, in collaborazione con l'Università di Lecce
e di Vienna. L'analisi ha dato questi risultati. Sono 8 piante perfettamente sane. I tronchi sono databili a circa 800 anni fa, per cui è probabile che siano stati impiantati all'epoca delle crociate. Tutte e 8 le piante hanno lo stesso DNA, cosa molto strana, perché ulivi nati da olive di uno stesso albero hanno DNA differente. Questo può spiegarsi solo se si tratta di polloni derivanti da un unico albero, probabilmente da un ulivo venerato all'epoca come testimone dell'agonia di Gesù. Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate». Poi, andato un po' innanzi, cadde a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse via da lui quell'ora, e diceva: «Abba, Padre, tutto è possibile a te. Allontana da me questo calice, però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu». Questa è la terza basilica costruita in questo luogo. Ne è stata costruita una in epoca bizantina, poi distrutta dai persiani con Cosroe II nel 614. Una seconda costruita in epoca crociata, anch'essa distrutta dall'invasione islamica. Solo dopo la Prima Guerra Mondiale, nel 1924, i francescani hanno potuto costruire questa nuova basilica affidandola all'architetto Antonio Barluzzi. È una chiesa con 12 cupole che nel progetto originario dell'architetto aveva l'obiettivo di far sperimentare al visitatore il buio interiore passato da Gesù in questo luogo nella notte del Giovedì Santo. Anche in una giornata di sole, entrando in chiesa, si è avvolti dalle tenebre. Le grandi vetrate sono ricoperte di alabastri blu, indaco e violetto, che filtrano la luce e fanno fare l'esperienza della tristezza mortale provata qui da Gesù. Sul soffitto a mosaico le stelle occheggiano tra frasche di palme e rametti d'ulivo. Nelle cupole sono contenuti anche gli stemmi delle varie nazioni cristiane che hanno contribuito alla costruzione di questa chiesa, che viene per questo chiamata anche la Chiesa di tutte le nazioni. Fulcro della Chiesa è la mensa a forma di calice, in ricordo delle parole di Gesù: «Allontana da me questo calice», davanti al quale c'è una grande lastra di pietra, parte di un banco che continua anche dietro l'altare, da sempre venerata come la roccia su cui Gesù ha sudato sangue. La roccia è circondata da una grande corona di spine in bronzo, dono della diocesi di Milano, su cui planano delle colombe che nell'iconografia classica sono simbolo dell'anima del cristiano, che con fare mesto sembrano partecipare alla sofferenza del Redentore. Nella veglia del Giovedì Santo, petali di rose sono sparsi su questa roccia, quasi a render visibili le gocce del sudore di sangue che qui sono fluite dal corpo di Gesù, come ci racconta l'Evangelista Luca. È l'unico posto nel Vangelo in cui, oltre a dire che Gesù si ritirava a pregare, ci viene detto anche come pregava. Molto spesso noi pensiamo che la preghiera serva a convincere Dio a fare quello che voglio io,
Invece per Gesù la preghiera serve a portare l'io a volere quello che vuole Dio. La preghiera è un atto di estrema confidenza. Anche nel momento più difficile, quando l'anima è triste fino alla morte, mi fa credere che c'è un Abba, un papà, che non vuole che il mio bene e che, anche se mi chiede di salire su una croce, mi dà la certezza che non tutto finisce lì. Thank you.